Con la vittoria di Sebastian Kurz in Austria, in Mitteleuropa, dal Baltico all'Adriatico, si sta formando un blocco anti-Merkel. L'Estonia ha introdotto la residenza digitale per favorire la creazione di nuove imprese e spronare gli investimenti. La città greca di Eleusi si prepara a essere una delle capitali europee della cultura nel 2021. Dubravka Ugrešić, forse la scrittrice contemporanea croata più conosciuta nel mondo, racconta il suo esilio. È passato un secolo dalla disfatta di Caporetto, la memoria della battaglia che ha segnato la storia dell'Italia. Un gruppo di liceali ha passato una notte nelle trincee per capire cosa hanno subito i soldati della Grande Guerra. Il trionfo di Sebastian Kurz in Austria e l'affermazione elettorale del blocco conservatore in Repubblica Ceca hanno rinforzato il gruppo di Visegrad, il nucleo di paesi centroeuropei che rifiuta le politiche sull'immigrazione proposte da Bruxelles. La prospettiva molto concreta che avviene il Partito Popolare di Kurz formi un governo con la destra nazionalista, erede di Haider, potrebbe far uscire i paesi di Visegrad dall'isolamento. Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria non sarebbero più i fratelli poveri ammessi alla mensa europea che si rifiutano di ricevere profughi dall'Asia e dall'Africa, ma insieme all'Austria recupererebbero antichi orizzonti geopolitici e culturali, in grado anche, e questo concetto è stato più volte ripetuto da Kurz in campagna elettorale, di contenere il potere dell'Unione Europea. Kurz, nella lunghissima campagna elettorale austriaca, ha sviluppato un'implicita critica alle posizioni che sul tema dell'immigrazione sostiene la cancelliera tedesca Angela Merkel e un governo a cui partecipano anche i nazionalisti di Strache inasprirebbe questa frattura con la Germania che rappresenta una novità storica per la Repubblica Austriaca. Da alcuni mesi poi è stato attivato un processo il cui obiettivo è allargare il gruppo di Visegrad anche alla Croazia, un obiettivo che ha anche la benedizione della nuova amministrazione statunitense. In estate Donald Trump è stato a Varsavia e alla presenza dei governanti polacchi e della presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic ha sostenuto la creazione di un corridoio politico e economico tra il Baltico e l'Adriatico, un progetto che nelle forme più ambiziose dovrebbe essere allargato anche a un terzo mare, al Mar Nero, una fascia di paesi mitteleuropei che secondo Trump sarebbero una barriera per arginare le mire egemoniche della Russia, ma anche alle politiche proposte da Francia e Germania per riformare l'Unione Europea. La diplomazia della cancelliera Merkel in modo discreto ha già fatto sapere che il progetto è sgradito alla Germania e in questo contesto è significativo che la Slovenia, da sempre allineata con Berlino, mantenga una posizione molto fredda con i promotori del corridoio Baltico-Adriatico. Ad oggi più di 1000 italiani sono residenti digitali in Estonia. Hanno aderito al programma e-Residence e hanno ottenuto la carta d'identità dello Stato Baltico che permette loro di aprire un'impresa con sede legale in Estonia, il tutto davanti a un computer connesso a internet. I nostri connazionali hanno formato in questo modo oltre 110 aziende. Per ottenere la residenza non è nemmeno necessario recarsi di persona in Estonia. La carta d'identità si può ritirare direttamente all'ambasciata dopo la registrazione sul sito con il pagamento di una tassa di 100 euro e previa approvazione delle autorità di polizia estoni chiamate a negare la residenza a persone sospette con un passato criminale. Una squadra di 13 persone di diverse nazionalità si occupa della promozione di questa iniziativa. Al loro comando il trentenne francese Arnaud Castagnier. Al momento contiamo 23.000 residenti digitali provenienti da 138 paesi nel mondo. Ne abbiamo appena avuto uno dalla Guinea-Bissau. I motivi per cui si fa questa scelta e si apre un'impresa in Estonia sono vari. In molti casi si tratta di aziende di servizi, di consulenti, sviluppatori, freelance, scrittori e così via. Quello che offriamo è l'apertura di un'impresa in 15 minuti e la possibilità di gestirla in remoto in giro per il mondo. Ecco perché abbiamo molti nomadi digitali, persone che viaggiano e lavorano allo stesso tempo.
c'è anche chi lo fa per rientrare pienamente nel mercato unico europeo e nella zona euro. Ecco perché la Brexit ha già dato un nuovo impulso a questo progetto, partito a fine 2014. Un numero considerevole di e-residents sono inoltre arrivati dall'Ucraina, dove il servizio di pagamento PayPal non opera, limitazione che frena molte imprese. Da giugno il programma permette di aprire anche un conto bancario. Ma attenzione, non sono ammessi escamotage fiscali. Le tasse continuano a essere pagate secondo i criteri di legge, quindi se la ricchezza è prodotta per esempio in Italia o in Francia, le imposte vanno pagate appunto in Italia o Francia. Obiettivo del governo estone è arrivare all'apertura di 20.000 imprese entro il 2020, ma a Tallinn si ragiona anche su un altro dominio inesplorato da ogni governo, l'istituzione di un criptogettone col fine di finanziare le proprie attività. Adesso gli stati possono raccogliere fondi solo con tasse, debito pubblico e buoni governativi, ma in questo caso gli interessi dei creditori e dello Stato possono divergere. Con un criptogettone gli interessi dei due vanno di pari passo. La proposta estone riprende l'idea dell'initial coin offering, un modo innovativo in cui il mondo privato si sta finanziando in questi ultimi anni e che si rifà alla tecnologia blockchain alla base del Bitcoin. Tuttavia non si tratterebbe in questo caso di una criptomoneta. Nell'area euro c'è una sola moneta, come ha risposto Mario Draghi riguardo a una domanda proprio sulla proposta estone. Si parla infatti di un gettone che permetterebbe agli acquirenti di compartecipare al destino delle finanze del paese. Eleusi, una delle città sacre della Grecia. Elefsinas, eroe dell'antichità, le ha regalato un nome davvero profetico. Eletho, nel greco antico, significa venire, arrivare. Ed in questa città dell'Attica arriveranno nuovi visitatori e nuove opportunità. Le aspettano 4 anni di impegno e lavoro all'appuntamento con il 2021, quando rappresenterà la Grecia come capitale europea della cultura. E questa è la città dove nel VI secolo fu fondato il mito della dea Demetra e nel suo santuario che si celebravano i misteri eleusini. Eleusi è già meta di turisti, bisogna uscire dai circuiti tradizionali per arrivarci, seppure a soli 15 km da Atene. Tra poco più di 3 anni dividerà lo scettro di capitale europea della cultura con Novi Sad in Serbia e Timisoara in Romania. Al comune ci aspettano per raccontarci quanto stanno realizzando. È un bel traguardo e nello stesso tempo un punto di arrivo. La città cambierà e cercheremo di adempiere a tutto quello che abbiamo avanzato nella proposta di candidatura. Abbiamo promesso alla Commissione europea puntare il più possibile soprattutto sulle manifestazioni culturali. Sarà una battaglia, ma ci riusciremo. Mettere in luce la ricchezza e la diversità dei paesi europei, celebrare le caratteristiche culturali e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei. E questo è il senso della manifestazione istituita 32 anni fa su iniziativa proprio di una grande artista greca e all'epoca ministro della cultura, Melina Mercuri. Elefsina sarà la quarta città dopo Atene, la prima in assoluto nell'85, Salonicco e Patrasso a rappresentare la Grecia nella manifestazione di capitale europea della cultura che ogni anno assegna un premio in denaro in memoria della sua ideatrice. La vittoria sulle altre competitor era già nelle cose. Un passo naturale di un processo iniziato anni fa. Negli ultimi 10 anni il municipio ha puntato molto su un nuovo modello di sviluppo basato sulla cultura, investendo ben il 5% del suo bilancio. La nostra proposta centrava il cuore del problema oggi in Europa. Ad Eleusi c'è molto da fare, innanzitutto realizzare strutture ricettive. Siamo preparati, la promozione riguarderà tutta l'Attica, Atene naturalmente, le città vicine. Chi verrà a visitarci, oltre a tutto quello che realizzeremo, godrà della proverbiale ospitalità greca. E per i trasferimenti, anche per chi sarà lontano qualche chilometro, non ci saranno problemi. Chi verrà a visitare la capitale della cultura avrà il massimo, sia che sia greco, sia che sia europeo. Cosa direbbe per attrarre più turisti? Il nostro slogan è arrivare all'euforia, l'unione di Europa e euforia, che
vuol dire stare bene, allegria, in sostanza contribuire all'edificazione di una nuova Europa, crescere nella solidarietà, nelle idee, nell'economia e nell'arte. Dubravka Ugrešić è la scrittrice croata più conosciuta in Europa. La sua fortuna letteraria all'estero è iniziata con la dissoluzione della ex Jugoslavia e la sua scelta, netta, decisa e coerente, di opporsi alla deriva nazionalista propugnata dal primo presidente croato, Franjo Tudjman. Una scelta morale che però nel 1993 la costrinse all'esilio, prima negli Stati Uniti e poi in Olanda. L'opera di Dubravka Ugrešić, quasi tutti i suoi libri sono tradotti in italiano, è segnata dal suo impegno civile. L'esilio, secondo Ugrešić, per chi scrive, è una condizione naturale. Ora moltissimi giovani croati, dopo l'indipendenza e l'adesione del paese all'Unione Europea, sono costretti ad abbandonare la Croazia per ragioni economiche. Non credo un paragone sia possibile. Io me ne sono andata dalla Croazia per motivi politici. Semplicemente non sopportavo più la pressione del nazionalismo e dell'autoritarismo. Non potevo più sopportare la cultura della menzogna e dell'odio. Oggi invece i giovani croati lasciano il proprio paese per bisogno, per motivi economici. Spesso incontro queste persone sui treni, negli aeroporti. A parte qualche medico o infermiera, in generale si tratta di persone spesso poco istruite, che sanno poco del mondo e non gliene importa nulla. Partono sapendo che saranno sfruttati e che dovranno lavorare in nero, ma in patria non hanno alternative migliori. In Croazia il dibattito politico è pesantemente condizionato dal nazionalismo e nel paese cresce il peso delle formazioni di estrema destra. La Croazia purtroppo è troppo piccola perché qualcuno in Europa si accorga di quello che succede da noi. Possiamo entrare nel Guinness dei primati per la svastica più grande, quella tracciata sull'erba dello stadio di Spalato. A Jasenovac, un lager dove gli Ustascia, i fascisti croati, uccisero più di 80.000 persone, è stata eretta una lapide con il saluto Zadom Spremni, l'equivalente del Eia Eia Allala italiano o il Sieg Heil tedesco. Questa glorificazione del fascismo si ripete da quando la Croazia è indipendente. Sia i governi di destra sia quelli di sinistra insistono a dire che si tratta di incidenti, ma non è così. C'è un disegno culturale che nel tempo ha prodotto conseguenze gravi. È cresciuta una generazione che non sa distinguere Hitler da Topolino. Per questi giovani tutto è uguale, tutto accettabile. Ma per la nostra presidente Kolinda Grabar-Kitarovic, però si tratta di bravate che la stampa amplifica per diffamare la Croazia. La lapide di Jasenovac, con la scritta Ustascia, è stata criticata dal Dipartimento di Stato americano. Dopo queste critiche, la lapide è stata spostata in un paese vicino, ma la scritta incriminata non è stata cancellata. Disfatta o pesante sconfitta, dura un secolo il processo a Caporetto, dal 24 ottobre del 1917, quando l'esercito italiano venne travolto da quello austriaco e tedesco. L'attacco, l'incapacità di resistere, le fughe, per decenni la dodicesima battaglia dell'Isonzo divenne il paradigma dell'inefficienza politica e militare del paese, un marchio infamante, sinonimo dell'eclatante collasso di un sistema. Lo specchio dell'Italia di allora è per alcuni storici anche un po' di quella di sempre, con molte pessime caratteristiche: l'improvvisazione, la scarsa competenza, la retorica della classe dirigente e il suo scollamento dal paese. Ma per molti studiosi Caporetto non fu una rotta disastrosa e quella dei soldati fuggitivi e codardi è una falsa leggenda nera. Poco dopo quegli stessi soldati rimanderanno indietro gli austriaci evitando l'invasione di tutto il nord Italia, vincendo la guerra. Una leggenda nera perché la sconfitta di Caporetto faceva riemergere dei fantasmi storici molto pesanti, cioè l'idea che gli italiani in fin dei conti fossero incapaci di fare una guerra, fossero al di sotto delle altre nazioni europee, e questi spettri si chiamavano Lissa e Custozza. L'esercito italiano fu l'unico nella prima guerra mondiale
ad attribuire la causa della sconfitta di Caporetto al comportamento dei soldati. È come un unico caso. È ovvio che una sconfitta militare parte sempre dalle decisioni del comando supremo di un esercito. Oggi Caporetto in Slovenia si chiama Kobarid. Degli oltre 4.000 abitanti nessuno è di origine italiana. Si viene per fare canyoning e kayak e per visitare il museo. Un museo giovane che in 27 anni di vita ha ricevuto numerosi premi internazionali e che pone in primo piano i volti e le storie dei personaggi e dei soldati nella quotidianità della vita al fronte, ma anche nella ferocia della guerra. Nella sala del plastico si può studiare nei dettagli ogni fase dello sfondamento del fronte e della successiva avanzata austro-ungarica. A visitarlo turisti sloveni, ungheresi, americani, anche giapponesi e italiani, i più anziani con testimonianze dirette dei loro padri. Lui è venuto, mandato come soldato a sminare queste zone e mi diceva che era un diluvio ancora di mine. Aveva avuto l'impressione che cosa fosse quella guerra un pochino attraverso questo. Poche le scolaresche italiane, troppi i vincoli burocratici per portare minorenni in gita all'estero, un peccato perché si possono scoprire non solo le vicende di eroi come Paolo Caccia Dominioni o Erwin Rommel, ma anche quelle di soldati ungheresi e bosniaci. La prima guerra mondiale, sottolineano gli storici, fu soprattutto una guerra fratricida. Fu una guerra fratricida dell'Europa che oggi va ricordata per evitare che possa l'Europa ricadere in errori simili. Il moltiplicarsi degli stati nazionali non è un buon segno da questo punto di vista. Ecco, delle mille autonomie aggressive, no? Autonomie basate sul diritto, sulla cultura, sullo scambio pacifico, ma sull'aggressività nei confronti di qualcuno, il proprio stato nazionale o quelli vicini. Pronti per partire e andare in trincea? È storia ben diversa rispetto a quella del 1917, ma in parte può aiutare a capire il dramma dei soldati italiani mandati al fronte negli anni della Grande Guerra. È l'esperienza che ha vissuto un gruppo di studenti, quasi tutti diciottenni, del convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli, in provincia di Udine. E poi, in grotta, ognuno prenderà posto. Dopo il saluto con i genitori, il viaggio verso il Monte Colovrat. Qui c'è una delle trincee costruite dall'esercito italiano e conquistata dai tedeschi e dagli austro-ungarici nei giorni della disfatta di Caporetto nell'ottobre del 17. Soldato Yuri Martina. Presente. Soldato Makovic Jacopo. Prima dei turni di guardia c'è anche il tempo per il rancio distribuito nelle gavette. Tra le giovani leve troviamo soprattutto ragazze. Mi ha sempre ispirato fare questa esperienza. Io personalmente sono nata nel 2000, quindi inizialmente questa attività non era aperta alla nostra annata, ma volevo comunque aderire perché i miei bisnonni hanno preso parte a questa guerra e volevo provare quello che hanno provato loro, visto che avevano all'incirca la mia età. Ore e ore passate alla diaccia a fissare il buio pesto e sperare che dall'oscurità non arrivi il nemico. È da poco iniziato il tuo turno di guardia in uno spazio così stretto. Cosa si prova? È comunque una sensazione molto forte, ma soprattutto pensare alle persone che 100 anni fa erano qui. E, è anche triste pensare a loro, visto che comunque noi siamo qui per ricordarli, e quindi anche un'ora in cui, a parte immedesimarci, quel minimo in questa situazione è anche una cosa per ricordarli. In attesa del proprio turno di guardia, gli studenti si fermano in questi anfratti scavati nella roccia. Nessuna comodità, nemmeno il cellulare. Alle 9 di sera è tempo del primo turno. Un gruppo resta di guardia, l'altro attende di dare il cambio. Come negli anni della Grande Guerra, arrivano al fronte le lettere dei familiari. Victor, immagina che tu sia un soldato del 1917. Sei qui ad aspettare che magari arrivi la lettera dopo mesi e mesi chiuso in trincea. Che cosa si può provare? Sicuramente nostalgia di casa, che ovviamente vivendo in una situazione così logora, così triste, ci si aspetta sempre la lettera come una sorta di sollievo di tutto il dramma del vivere appunto in trincea. No?
Dopo questa notte, cosa resterà dunque nel cuore di questi ragazzi? È una percezione particolare quella di vivere piuttosto che quella di rielaborare. I ragazzi sono qui, vivono questa esperienza, ma la comprenderanno forse realmente soltanto riflettendoci o magari anche in un futuro senza rifletterci. Nel momento in cui sono arrivati qui, il tenente alpino che li ha accolti ha detto loro: ho chiesto dei soldati, mi hanno mandato dei ragazzi, d'altra parte siete qui per morire.